pensavi di poter dire a Greta che mi volevi lasciare? Tramite Greta lo dovevo venire a sapere, ma chi credi di essere, pezzo di cretino? Faccia di tedesco di cemento, eh? Niente, niente! Sei un vigliacco, mi hai spezzato il cuore, sai che ti dico, come uomo ti mancano gli attributi per poter stare con una donna! No, no! No, 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 non con la merce, no, bebina, per favore. Bebina, come osi chiamarmi bebina? Sai cosa ti farà questa bebina adesso? No, 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 bebina, no, 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 ti prego. Santo cielo, cosa ci può essere di peggio? Un fiorellino, capo? Thomas, quando dico tre, applaudi. Uno, due, tre. Brava! Perché? Congratulazioni, perché ha passato l'esame. Lo sapevo! E pensare che stavi per rinunciare, eh? È stato difficile. Molto difficile, però che cosa aveva Roberta? Il mio amuleto preferito, l'amuleto stappa neuroni. E ha funzionato, vero? Ma certo che ha funzionato. Dico ad Antonio di preparare un dolce per festeggiare, una torta al cioccolato, va bene? Sì. No, sono così contento, ti voglio tanto bene. Allora vado un secondo giù, che c'è una confusione terribile, ok? E poi continuiamo a festeggiare, sono così orgogliosa di te, tesoro. Ti voglio bene. Lo sapevo, bene, Roberta, bene. Basta, stai zitto. Mi hanno bocciato. Cosa? Come ti hanno bocciato? Mi schinegliata, non essere stupido. Il fatto è che io ho perso l'amuleto di Flor e non ho avuto il coraggio di dirglielo. Ah, no, no, e i tuoi appunti? No, non me ne parlare, quelli data di Ramiro li ha scambiati con una pagina del fumetto, è un idiota. Quel diavolo, è cattivo! Anche a me ne ha combinata una delle sue questa mattina. E a me lì per poco non mi uccide, io lo devo distruggere. Dovremmo fargliela pagare per tutto quello che ha fatto. Sì, ci sto pensando da diversi giorni, non so cosa fargli, non mi viene in mente niente. Conta su di me per qualsiasi cosa, uno per tutti. E tutti per uno, moschettiera. Pensiamo, cosa gli possiamo fare? Forse io ho un'idea. Thomas, io ho appena detto a Greta di dire a Ramiro che lo aspettiamo qua. Vedo che tu hai fatto la tua parte. Mi sono fatto i muscoli passando la cera e ho buttato un centinaio di biglie. Verrà e farà un bel ruzzolone. E se ci accusano di qualcosa, è caduto da solo, tanto le biglie saranno sparite. Certo, però non ti sembra un po' troppo questo? Non devi avere pietà di quel nanetto, perché è colpa di quello scemo. Se ti hanno bocciato all'esame... Sì, sì, hai ragione. Di cosa mi preoccupo? Dai, dai, mi sembra che stia arrivando qualcuno. Davvero? Me non trovare, Ramira. Oh, ah! Ah! Che succede qua? A ricordare che quando giro di qua mi castigate voi. Adesso vengo a prendere la mia barca. Greta! Non riesco a fermarmi! Greta, attento! Quanto lavoro per dipingere quello stanzino incredibile! Portami via di qua! Non posso assistere a questo spettacolo immondo! Ma sono chiuse le gallinelle, signora? Sì, sì, giovanotto, sono in gabbia, non si preoccupi. Già, ma c'è molta gente che dovrebbe essere rinchiusa. Sì. Scusi, a chi si riferisce? Vedremo cosa succederà quando arriveranno Delfina e Federico. Vedremo! Ah! Cosa ho pestato? Vediamo. Mi sembra che sia cacchina di cucciolo. Soldi, sono soldi. Ma quali soldi? No, questa è merda! Non ti alterare, Malala. Senti, carina. Voglio vedere come andrà a finire questo. Di certo non finirà qua, eh? Lascia perdere o ti farà male. Andiamo a dipingere la stanza di sopra. Forza, andiamo. Sistemiamo il sottotetto e lo coloriamo. Come, scusate, bene. Fatemi capire. Perché voi volete mettervi a dipingere la nostra mansarda? La vostra mansarda sarà la mia mansarda, ben chiaro? Perché c'è qualche problema, folletto rimbambito? Sì, sì, che quel posto non è tuo, quindi non ti azzardare a metterci neanche un piede, capito? E tantomeno dipingerlo con quel brutto colore. Colore tranquillo, bellissimo. Tranquillo, stai calmo, Martin. Parliamo come gente civilizzata. Non sei d'accordo anche tu, Maria Laura? Voi, nocciosi, non avete il diritto di dire niente, assolutamente niente, alla mia bella e affascinante regina. E tu chi saresti per venire a parlare con noi a casa nostra a dare ordini? Basta, basta, ragazzi, per favore, lasciatele fare quello che vuole. Scusa, io non ho bisogno dell'aiuto di nessuno per poter fare quello che voglio. E me ne vado a fare quello che voglio. Andiamo, Bonilla. Sì, come no. Sbrighiamoci. No, questo è mio. No, 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 è mio. Lascia, no, lascia. No, no, è mio. No, mio. No, lascialo. No, è mio. No, 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 guarda che rovescio. Fatela finita. Lascialo. Avanti, entrate pure. Prego. Ho detto che è mio. Questo è mio. Lascialo.
guarda cosa hai fatto, ragazzino. Mi scusi, l'aiuto a pulirsi. Per favore, mi lasci in pace. Dove trovo un bagno? L'accompagno io, la prego, mi segue. Lo sapevo. Però il verde si intona ai suoi occhi. Oh no, ho combinato un guaio verde come il pistacchio di... No, verde salvia, direi. Perché non stai zitto? È stato un incidente, solo un incidente, non ti preoccupare. Ma quale incidente? È tutta colpa di quell'imbranata della piccola Cardo. Scusami, lascia in pace Flor, eh? Oh, come sei alterato. Vuoi andare da Rosenbaum anche ma tu, che eh? Ma che hai fatto, Florenza? Sei impazzita? Vuoi che Federico mi uccida? Sono due clienti molto importanti. Ti giuro che vorrei morire, io vorrei morire. E muori allora, perché guarda cosa hai fatto. Hai buttato via una vernice carissima. Tu essere in castigo! Non uscire finché io non avvisare, chiaro? Ma che vi è saltato in testa mettere cere tutte quelle biglie sul pavimento? Poteva morire qualcuno! E se mi fossi fratturato il polso, come farei adesso a suonare la mia batteria? Scusa. Io andare da Herr Federico e farvi dare castigo esemplare! Anche a te! Vado a prendere la mia batteria, grazie. Mi è andato tutto male. Thomas in castigo, niente vendetta e io sono stata bocciata. Federico mi ucciderà, sono sicura. Che baraonda in salotto, non ci si può proprio stare. Te lo chiedo per favore, non mi parlare. E non mi rivolgere la parola, va bene? Cosa ti prende, Amelie? Io lo so perché fai così. Tu sei arrabbiata per quello che ti ho detto di Ramiro. È giusto che lo difenda tuo figlio, è normale. Ma Thomas non ha colpa di tutto. No, non sono arrabbiata per quello. Sono solo furiosa e arrabbiata. Perché non riesco a capire, anche se mi sforzo, se ci provo a farmelo entrare in testa. Io non posso proprio credere che tu mi stia controllando. Se entro, se esco, se me ne vado. Come se io fossi una delinquente. Ma che cos'è? Ma... Va bene, hai ragione. Il fatto è che tu nascondi qualcosa e... Franco, senti, tu non sei niente nella mia vita. Non sei mio marito, non sei mio figlio, non sei mio padre, non sei nessuno. Sì, hai ragione, perdonami, scusami, pensavo che... Beh, hai pensato male. L'unica cosa che ti chiedo è di non parlarmi più. Fai finta che io non esista in questa casa, non ti va? Non fare così, grazie. Amelie, aspetta un attimo, non fare così, per favore. Amelie, ascoltami. Ma cosa ci faccio io qui con questo se resto ancora qua? Finirò per pulire anche i bagni. Io sarei tutta piena di dolori. Oh, cielo! Greta, che cosa ti è successo? Attenta, ma cosa ti è successo, piccola Dimmi? È successo che piccoli stare giocando a coppaline per fare scherza e me scivolare. Poi è entrato Bata e scivolato in due. Pam! Ma è incredibile quello che io ti dicevo. Alla nostra età non possiamo correre rischi. Questo non è un lavoro per noi. Piccola, piccola, cosa? Per favore. Perché non andiamo a spassarcela noi due? Andiamo in Europa. E poi ce lo meritiamo. Capirai, dopo tanti anni di lavoro. Benissimo, pensa. 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 Era un bel conto. Dovete scusarmi, sono così mortificata. Indossate questi così, starete così più comodi. Staranno benissimo. Che vergogna, non posso credere quello che avete fatto. Magari è stata una disgrazia fortunata. Forse resteranno sull'abito delle macchie leopardate. Bellissima la moda. Ciao, amore mio, lascia che ti aiuti. Con questo straccetto non finirai mai, vecchio. Portami un lenzuolo, per favore. Figurati se rovino un lenzuolo con la vernice, vecchia. Ma per favore, dai. Ma come sei egoista, non ti riconosco. Va a prendermi la scatola dei commestibili, allora va.